telefonini. Perché? Perché da cosa partiva la sua idea? La sua idea, che nel 2011, quindi un eone fa, partiva da questa considerazione. Funziona più il micro? Va bene, perfetto, è andato. Scusate un attimo. Sto litigando col oggi, giustamente non funziona niente. Allora, do un bel invio. Partire dalla considerazione che il mercato degli ARM, dei processori ARM, si stava espandendo sempre di più. Questi, i viola sono gli ARM, in arancione sono i dispositivi con x86, a discapito ovviamente dei dispositivi x86. In più, un'altra cosa, si diffondeva sempre di più il mercato dei telefonini contro il mercato dei desktop. Questa è la diffusione degli smartphone, questa è la diffusione dei desktop nel corso del tempo. L'anno scorso l'utilizzo di internet da un telefonino ha superato quello dal desktop, quindi è una cosa che è già avvenuta, però lui l'aveva vista già nel 2011. Nel 2011 lui aveva visto un'altra cosa, aveva in casa questo software che si chiama Ubuntu One, che è una piattaforma centralizzata dove si poteva fare cloud storage e acquistare musica, un po' una specie di music store che adesso hanno Google e Apple. Voleva portare la sua piattaforma anche sui dispositivi mobili e ha annunciato appunto Ubuntu Phone. Passato un paio di anni di sviluppo, nel 2013 ha presentato la developer preview, che era una cosa assolutamente inutilizzabile, che però permetteva agli sviluppatori di avere un'idea di come poteva venire il sistema. Nello stesso anno ha provato a fare il colpo gobbo con Ubuntu Edge, che era un sistema per quel tempo molto avanzato, perché si trattava di un sistema che potesse funzionare anche come desktop, quindi un telefono che potesse essere portato ovunque, che poi al momento in cui fosse connesso con una dock sulla scrivania con mouse e tastiera, ovviamente potesse essere usato anche come desktop. Purtroppo Ubuntu Edge andò male e raggiunse solo 12 milioni di dollari di finanziamento, e quindi non raggiunse lo scopo, che era quello di prenderne, mi pare, 32, quindi era un obiettivo molto ambizioso. Tenete conto che nel 2013 i produttori cinesi, che adesso fanno soluzioni custom hardware su batch di 10.000 pezzi, al tempo non erano ancora a quel livello, quindi qua si trattava di fare un dispositivo che potesse andare su qualche milione di pezzi. Purtroppo non ha funzionato e quindi il progetto è stato abbandonato. Non è stato abbandonato Ubuntu Phone, Ubuntu Touch, perché a ottobre di quell'anno è arrivata la prima versione. Nel 2014 c'è stata la consegna ufficiale ai produttori, i produttori hanno cominciato a sviluppare, dopo vediamo quali. Nel 2015 c'è stata poi la presentazione ufficiale, l'hanno presentata all'inizio degli Ubuntu Phone Insiders, cioè tutta una serie di persone cosiddette influencer che in qualche maniera erano coinvolte nello sviluppo o che potevano in qualche maniera influire su, creare un po' di hype sul dispositivo. Oltre a Jane Silber, ex CEO di Canonical, c'era anche questo personaggio che era il CEO, penso sia ancora adesso, di BQ, l'azienda spagnola che è stata la prima azienda che ha fatto un Ubuntu Phone, che l'ha prodotto, che era, adesso lo vediamo, e gli Ubuntu Phone Insiders, vabbè, io ero uno di quelli. La BQ, il primo dispositivo presentato, è stato l'E45, un telefonino che ho qua da qualche parte, dopo lo faccio vedere, con un schermino piccolo a 4 pollici e mezzo, però aveva già il suo Ubuntu Phone funzionante, con poche app però andavano bene. Quali erano i punti di forza di Ubuntu Phone? Perché era un progetto interessante? A parte la convergenza, no? Quindi l'idea di avere un dispositivo che si potesse usare sia come desktop che come telefono, e avere un telefono che un sistema che potesse andare su altri sistemi come una TV o un tablet. Ma oltre a questo, che abbiamo già visto prima, c'era anche un'idea di dati al centro dell'esperienza. Cosa vuol dire?
possibilità di avere un qualcosa che fornisse i dati scavalcando i limiti delle app. Faccio un esempio: voi adesso avete Facebook, su Facebook avete le foto di Facebook, avete Instagram, su Instagram avete le foto di Instagram. Ubuntu Phone permetteva di tagliare orizzontalmente queste due app e avere le foto in un unico posto che nella terminologia di Ubuntu Touch si chiama scope. Questo scope non faceva altro che andarsi a ciucciare le foto, ovviamente la preview, da Facebook, da Instagram, Twitter e quant'altro, e inglobarle in un'unica interfaccia, in maniera da averle a disposizione molto velocemente. Così poteva fare anche con gli altri tipi di dati, quindi documenti, foto, video e quant'altro. Oltre a questo, software libero, Ubuntu Phone, Ubuntu Touch è assolutamente software libero e rispettoso della privacy, quindi non vi chiede e non usa soprattutto i vostri dati in nessuna maniera. Su questo apriremo un capitolo che dura qualche ora, però lo chiudiamo subito. Rilasci unificati contro la frammentazione. Sapete cos'è la frammentazione Android? Avete un'idea? Sì, l'avete vissuto anche voi. Voi prendete il vostro telefonino Android comprato 2 anni fa, il produttore cinese qualsiasi aggiorna la versione successiva, forse a 2 versioni successive, la terza vi scarica e il vostro telefono resta con un Android 4.3, 5.1 o 6.2. Questa è la frammentazione. C'è lo farò vedere casomai, un grafico che mostra come i dispositivi attualmente in circolazione in tutto il mondo abbiano almeno 18 versioni di Android diverse, con gravi problemi di sicurezza, di manutenzione e ovviamente anche di compatibilità con le app che dovete sviluppare. Quindi se ho la mia app Twitter che va su Android, probabilmente su un Android abbastanza vecchio non va più. Loro proponevano rilasci unificati, quindi mantenere comunque al momento del rilascio, far avanzare tutti i dispositivi supportati. In più, questa cosa qua un po' più tecnica, le web app come first class citizen, cioè applicazioni di primo livello come qualsiasi altra applicazione, cosa che, tenete conto, qua si parlava sempre di qualche anno fa. Adesso qualcuno si sta convertendo questa idea perché ha visto che è molto comodo avere un qualcosa sviluppato, che so, in HTML5, che non ha bisogno di essere sviluppato anche con altri strumenti per funzionare sul telefonino. Quindi tante app che usate sono in realtà delle pagine web fatte in maniera carina. Questa è una potenzialità che vi dà l'HTML nelle ultime versioni. Ubuntu Phone ce l'aveva già all'inizio. Dopo qualche mese sono usciti un altro paio di dispositivi, il Meizu MX4 e l'Aquaris 5. Nel 2016 è uscito anche il primo tablet, il BQ Aquaris M10, che era un tablet a 10 pollici, aveva ancora dentro alcune... era una preview di quello che poteva essere la convergenza, perché può far girare anche applicazioni tipiche del desktop come Firefox o LibreOffice. Questa è una preview, che qualcuno ha cominciato a usare, perché effettivamente si poteva tranquillamente usare con una tastiera Bluetooth e un mouse Bluetooth, si può ancora usare. Dopo qualche mese è uscito anche quello che doveva essere il primo dispositivo convergente, cioè il primo dispositivo che è in grado di supportare sia il desktop che il mobile nello stesso tempo, ed era il Meizu Pro 5, un bel telefonino ben carrozzato con una buona CPU molto potente. Nel 2017 la tragedia: Canonical abbandona lo sviluppo. Diciamo che nel 2017 Canonical si è mossa su altri ambiti, probabilmente dopo anni di sviluppo ha visto che il mercato era cambiato, l'interesse per quello che faceva non era abbastanza alto, pur essendoci comunque un grande interesse da parte della comunità. Purtroppo le aziende non si sono convertite, hanno preferito proseguire con i loro fornitori, diciamo così, e quindi Canonical ha abbandonato. Per fortuna non tutti hanno mollato. Marius non ha mollato. Marius è
questo personaggio qua, questo ragazzotto, si vede male, un ragazzotto norvegese, adesso ha 18 anni e mezzo, al tempo non era neanche maggiorenne, lui da solo si è sviluppato Ubuntu Touch e l'ha portato su questo dispositivo, lo OnePlus One, e ha fondato un progetto tutto volontariamente, ok, con il solo supporto di persone che gli davano soldi su Patreon. Non so se conoscete la piattaforma, potete dargli 2 euro al mese e lui dice: con 2 euro al mese mi date una mela al giorno, una cosa del genere. E appunto con il solo supporto di Patreon è riuscito a portarsi avanti lo sviluppo, tant'è vero che qualche mese dopo ha incontrato un altro personaggio che poi vi presento, e l'ha portato anche su Fairphone 2. Il progetto intanto è diventato un po' più grosso, a Marius si sono aggiunti un altro paio di personaggi come Dalton Dust e Florian, non mi ricordo il cognome, e sono riusciti a portarlo anche su Nexus 5, nonché comunque mantenere il supporto a tutti i dispositivi che aveva nel frattempo rilasciato Canonical. Quindi c'è il BQE45, il BQC5, il Meizu, il tablet, eccetera eccetera. Tutti questi dispositivi sono ancora supportati, quindi non sono stati lasciati a loro stessi, ma vengono comunque mantenuti. In più si sono presi in carico anche un altro progetto che nel frattempo Canonical aveva abbandonato, che era Unity 8. Unity 8 è l'interfaccia grafica di Ubuntu Touch, che funziona anche sul desktop, la potete installare, se avete Ubuntu dalla 16.4 in poi la potete installare. Ovviamente non è che funziona benissimo, però intanto se la sono portata a casa, l'hanno messa su GitHub e qualcosa ci stanno facendo. Tutti voi potete installarlo, se avete uno dei telefonini di cui ho parlato fino adesso, potete installare Ubuntu Touch, quindi potete provarlo, vederlo com'è. C'è un programmino che c'è su Ubuntu, ma c'è anche su Windows e su Mac, che si chiama Ubuport Installer. Vi attaccate col telefonino, il telefonino deve essere rootato, però vi permette di installarlo in pochi minuti. Io ci ho messo 10 minuti, un quarto d'ora, ok, più reboot altri 10 minuti, e vi permette di farlo molto facilmente. In questo momento siamo alla versione 16.4, che è un po' datata, però è una versione che ha i rilasci di sicurezza e di update garantiti fino al 2021. Siamo nel 2018, quindi questo dà un po' di margine di sicurezza agli sviluppatori di avere una piattaforma stabile, e anche a chi l'utilizza. Probabilmente non si passerà alla 18.4, si terrà questa fino almeno al 2020, però funziona. Punti di forza, quali sono i punti di forza dopo che il progetto è partito? Beh, device diversi su piattaforma unica, nel senso che il televisore è stato definitivamente cestinato già dalla stessa Canonical qualche anno fa, però non è stato abbandonato comunque lo sviluppo su tablet, telefoni e PC per avere qualcosa di convergente. I dati al centro dell'esperienza ci sono ancora, gli scope, questa esperienza unica, si può ancora fare, c'è ancora a disposizione. Purtroppo si scontra un po' con quello che stanno facendo le varie app, quindi Facebook, Twitter, Instagram stanno un po' blindando i loro dati all'interno delle loro app, per cui è sempre più difficile tirar fuori una foto da Facebook piuttosto che da Twitter e metterla in un altro posto. Perché? Perché stanno rendendo conto che c'erano applicazioni terze che ciucciavano dati, ed erano dati che loro considerano loro, quindi sapete benissimo che il dato è il petrolio del presente e del futuro, quindi se lo stanno un po' blindando. Quindi questi dati al centro dell'esperienza probabilmente è una cosa che via via andrà scemando, perché le app si stanno chiudendo. Però terzo punto c'è ancora, è ancora tutto software libero, tutti i sorgenti sono a disposizione su GitHub, le app anche, e quindi potete tranquillamente scaricarli, guardarli e migliorarli. I rilasci unificati ci sono ancora, come ho detto prima, tutti i telefoni fatti fin qui da Canonical e poi portati dalla comunità, quindi da Marius e amici, sono ancora supportati e hanno ricevuto la versione 16.4.
Beh, che tra parentesi è una release candidate, non è ancora stabile. Probabilmente verrà stabile verso fine mese o fine a settembre, non sappiamo ancora quando. Ovviamente le web app ci sono ancora tutte e funzionano. Allora, tutto questo in realtà è possibile grazie non solo a Marius e alla sua buona volontà, ma anche a questo personaggio qua, che vedete male qua. Questa è una foto che gli ho fatto settimana scorsa a Rotterdam. E si chiama Geroin, non so se lo pronuncio bene, è il patron di questa azienda svedese, Smose, o Smose, non mi ricordo come si pronuncia, che è un'azienda olandese che fa supporto alle aziende. Loro danno supporto dall'A alla Z su qualsiasi cosa, le aziende, programmi di posta elettronica, web browsing, CMS e quant'altro, esclusivamente su software open source. Quando ha saputo del progetto Ubuntu Touch, era uno degli entusiasti, si è comprato i primi BQ. In più poi è stato coinvolto anche con il progetto Fairphone, non so se lo conoscete, il telefono, diciamo così, equo e rispettoso dell'ambiente, dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, che è un altro progetto olandese. Quando ha visto Fairphone ha subito chiesto a Marius, perché l'aveva appena portato sul OnePlus One, di portarlo anche sul Fairphone, ed è stato il motivo per cui è nato poi il supporto a Fairphone 2. Gli piaceva il telefono, il progetto del telefono, gli piaceva Ubuntu Touch, il progetto del software, ha detto: mettere insieme le due cose, che figata unica. È ancora un entusiasta, ancora gli aspetta. Al tempo ha sofferto un po', perché Marius ovviamente ha dovuto prendersi il progetto in mano da solo e portarsi sulle sue spalle, quindi il supporto non è ancora perfetto, il kernel è un po' ostico. Però tutto questo entusiasmo l'ha portato a supportare effettivamente con soldi suoi tutto il progetto. Quindi lui adesso impiega circa il 10% delle risorse della sua azienda, ne ha solo una, al progetto di Ubuntu Touch, che non è poco. È un'azienda da 50-60 persone, 5-6 persone sono coinvolte sul progetto a tempo pieno, giusto per dare un'idea di cosa sia. Cosa ci aspetta davanti? Beh, davanti il futuro non è scritto, però cosa vuole fare il progetto è quello che vi ho detto finora, quindi la convergenza, avere il telefonino che lo piazzate sul desktop e con un bel monitor a 50 pollici lo usate come desktop. Ovviamente incrementare la community, quindi ampliare le persone coinvolte nello sviluppo, nel supporto, nella traduzione del progetto. Chi vuole può andare sul sito, c'è una bellissima pagina per aderire. E poi soprattutto, questa è un'altra cosa che sta nascendo proprio in queste settimane, la Ubiports Foundation, un po' sullo stile di The Document Foundation o Mozilla Foundation, giusto per citarne due. C'è una struttura che non sia un'azienda e che sia aperta anche ad altre persone, ad altre aziende, oltre agli attuali personaggi che ruotano attorno, e che quindi raccolga indirizzi lo sviluppo di Ubuntu Touch. Questa sarà una fondazione di diritto tedesco, che è la Germania è il paese migliore da un punto di vista di tutela delle fondazioni che esiste in Europa. Siccome Ubuntu Touch è comunque un progetto europeo, hanno deciso di farla con sede a Berlino. Come essere coinvolti? Beh, la prima cosa da fare è andare sul sito. Il sito nostro è ubiports.com. Lì ci sono tutte le informazioni, quindi trovate non solo il software da scaricare e installare per poi installare Ubiports, trovate anche come essere coinvolti. C'è un gruppone su Telegram, soprattutto, è aperto a chiunque. Ci sono attualmente 1600 persone in quel gruppo, quindi non entrateci a meno che non dobbiate chiedere qualcosa di specifico, perché sennò sarete sommersi dei messaggi. Un po' più utilizzabile è il forum, supporto ai neofiti, informazioni tecniche, c'è di tutto. Cosa volevo dire?
non mi ricordo più perché ho messo questa slide. Vabbè, è una cosa che mi sono dimenticato. Oltre a questo, nel prossimo futuro c'è anche un bel progetto che sta nascendo insieme a Purism, non so se avete sentito nominare. È un'azienda che ha fatto un PC, già adesso un paio di versioni, una più grande e una più piccolina, e che usa un sistema Linux completamente open source che si chiama Pure OS. Vogliono fare la stessa cosa anche sul telefonino. Il loro progetto si chiama Librem 5, è un telefonino a 5 pollici, grande 5 pollici. Già GNOME e KDE hanno dato il loro supporto al progetto. Anche UbiPorts con Ubuntu Touch ha dato il supporto, c'è una partnership. Appena sarà disponibile la piattaforma di sviluppo, si porterà subito Ubuntu Touch anche su questo. In questo momento il progetto, anche se ha avuto 2 milioni di entusiasti contributori che hanno dato i loro soldi, è ancora in divenire, perché 2 milioni, capite bene, si finiscono in un attimo quando si tratta di fare roba hardware, quindi probabilmente siamo ancora in fase di beta e il telefono, che dovrebbe costare sui $600, probabilmente non nascerà prima del prossimo anno. Bene, io ho finito, se avete domande, ma molto veloci perché siamo, che ora è? 17:45, no, neanche male. Beh, i dispositivi ve li ricordo, c'è lo OnePlus One, questo l'hai visto, no? Sergio ce n'è uno, mi sa. Dopo te lo mostra. C'è il Fairphone 2 e il Nexus 5, che è quello più diffuso ed è ancora un bel hardware, quindi se ce l'hai o lo trovi sui siti di tipo eBay di roba usata. In più ci sono i vecchi di Canonical, quindi l'MX4, che è questo qua che ho io, e i BQ Aquaris 4.5 e 5, li trovi anche questi sui siti di hardware usato, costano davvero pochissimo. Meizu Pro 5 invece non si trova, chi ce l'ha se lo tiene ben stretto, non lo vende perché è ancora un bel telefono. Sì. Beh, può darsi sì. Quando andiamo sotto, sembra tutto bello libro, in realtà sotto magari qualcosa non è proprio libro. Però sai bene che quando hai dispositivi come i telefoni, ognuno è diverso dall'altro, ogni hardware è diverso dall'altro. Gli ARM è un caos, stavo per dire. Perché ogni scheda madre, ogni scheda grafica, ogni GPU c'è il suo software, quindi qualcosa funziona e qualcosa no. Tipicamente chi fa schede grafiche, soprattutto sui telefonini, si tiene ben stretti i driver, e quelli che ci sono tutti software proprietario, quindi a quel livello lì sì, purtroppo qua non abbiamo ancora la Intel dei PC che rilascia driver open source. Non ne ho ancora trovato uno che faccia driver open source sulle schede video dei telefonini, quindi no, quel software lì non è libero. Ok, chiaro che dopo il kernel sopra magari sì, però richiama un blob, no? Qualcosa di indefinito che ti dà delle funzioni, però non sai bene cosa ci sia dentro. Dobbiamo fidarci, no? Però le app sopra sì, c'è per esempio una versione di Mastodon, che è la versione libera di Twitter e distribuita. C'è Matrix, che è un ulteriore chat sul modello Telegram, c'è anche Telegram, tipo WhatsApp, per dire. Matrix è ancora più distribuito, assolutamente anarchico, che a me piace molto, e tutte le altre app comunque non sono software proprietario, sono software sviluppato open source.
per ora. Altre domande? No, bene. No, cioè quando è nato il progetto c'è stata una fiammata di sviluppatori che sono buttati a pesce, no? E quindi sono nate varie versioni di Ubuntu Touch per i dispositivi più separati. Però in realtà poi è stata proprio una fiammata, un fuoco di paglia, perché probabilmente i sviluppatori gli interessava la piattaforma per provare. Dopo 6 mesi era già decaduto l'interesse, quindi i telefoni che vi ho detto, che sono essenzialmente il 3, il Nexus 5, il Fairphone, lo OnePlus One, sono quelli ufficiali, e anche il tablet, che è l'unico ufficialmente supportato, sono quelli che, su cui si farà sviluppo e probabilmente si punterà per avere qualcosa di utilizzabile, è già utilizzabile, per avere qualcosa di ampio respiro per tutte le persone. Gli altri no, al momento no. Il problema è sempre uno, ma anche gli sviluppatori, cioè le persone che si sono messe lì, l'hanno portato sul Samsung, poi hanno abbandonato e si sono messe a fare altro. Quindi no. Però magari, chi lo sa, magari anche qua dentro c'è qualcuno che può dare una mano. Se volete collaborare, ovviamente basta che andate sul sito o chiamate il sottoscritto o contattate il sottoscritto in qualsiasi maniera. E non c'è solo programmazione, c'è anche traduzioni, promozione, marketing, andare in giro agli hacker camp a parlare, c'è un sacco di robe da fare. Ok? Va bene, grazie a tutti. Mi trovate di là comunque se volete interagire normalmente.